Sollecitare il Consiglio Comunale ad approvare il piano di riqualificazione dell'ortomercato di Milano. Questa la motivazione del corteo che ha visto sfilare da Via Lombroso fino a Piazza della Scala con un presidio davanti a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, gli operatori dell'Associazione Grossisti Ortofrutticoli Milanesi, con il Consorzio Produttori Locali, i rappresentanti delle maestranze di Sogemi e i lavoratori delle maggiori cooperative dei mercati generali. L'ortomercato non è più vivibile, non esistono le condizioni minime per poterlo operare. Le strutture dell'ortomercato ormai hanno 50 anni, sono obsolete. All'interno del cemento armato abbiamo i tondini che sono completamente arrugginiti, tutti i giorni ci sono delle segnalazioni per crolli di pezzi di cemento dal tetto, adesso si sta smaltendo l'amianto, siamo costretti tutte le volte che durante il periodo estivo succede un acquazzone e siamo soggetti a continui blackout perché le centraline vengono regolarmente allagate. Noi chiediamo in buona sostanza che arrivino i soldi per dare inizio a questi lavori, così avanti non si può più andare. A mio avviso, anche in prospettiva di quello che ci aspetta per il 2015, dove nutrire il pianeta, quindi il commercio alimentare è essenziale, se non addirittura fondamentale, in questa occasione sarebbe un motivo in più per condividere i pensieri, mettersi insieme sullo stesso tavolo e lavorare affinché i risultati dell'alimentazione milanese e non solo diventi veramente una componente importantissima e rilevante, e andiamo a valorizzare anche quello che sono non solamente le nostre rappresentanze, ma tutto il mondo dell'alimentare.